Ciao, sto cercando di aggiustare questo aggeggio, ma non ci riesco perché sono le 3 di notte e un attimo ho pensato che dovevo dirvi una cosa e quindi ho acceso senza. Non ho fatto neanche un post sul blog perché non c'avevo voglia, forse a scrivere viene più lunga, quindi faccio prima a spiegarvelo a voce. Allora, mi sto riferendo a tutte le persone che conosco. Tra virgolette conosco, insomma, o anche di cui ho sentito parlare, però con tante parlo, ci parlo veramente, che mi seguivano sul canale, sul primo canale, o sul secondo, che comunque conosco su Facebook, comunque incrocio di qua e di là, eccetera. Avevo pensato una cosa, perché non facciamo un post tutte insieme in un certo senso, o meglio, raccontiamo la nostra giornata col DCA. Ho preso uno spunto per fare questa cosa, però mi è venuta in mente l'idea ed è bella perché? Perché le persone spesso non capiscono, non se lo mettono in testa che questo è un disagio grande, una malattia. Quindi per le persone che non lo fanno per vizio, per sembrare, per prepararsi alla prova costume, eccetera, chi ha veramente questo problema o chi l'ha avuto e magari chiaramente si ricorda e magari si vuole levare pure qualche sassolino dalla scarpa alla faccia di persone che non capiscono ancora un cazzo di alcune cose piuttosto importanti. Quello che volevo dire, raccontiamo la nostra giornata anoressica o la nostra giornata bulimica o quello che è. Nel senso, mi sveglio. Cosa penso? Cosa faccio? Sto per uscire, cosa faccio? Quanto il cibo o meccanismi legati al cibo ci stanno in testa dalla mattina alla sera? Com'è una giornata di una persona con un DCA? Cioè, che cosa pensa quando sta per andare a pranzo, quando qualcuno gli telefona e si trova in un momento un po' particolare? Quando, non so, quando magari non si dorme perché macina l'impossibile? Quando magari non si esce con gli amici fuori perché ti offro qualcosa, eccetera, allora chi evita, porca miseria, non si va a cena col fidanzato, non si va a cena con i parenti, oppure si sta seduti e si hanno delle bombe mentali che vorresti tanto dire, vorresti strangolare qualcuno per qualche motivo, però non lo fai. Perché non raccontiamo a queste persone com'è la giornata di una persona che ha DCA? Da quando mi sveglio a quando vado a dormire? La mia giornata. Ti racconto io quanto il cibo ci sta dentro questa giornata e ti racconto io come vedo il mio corpo. Non è perché la taglia non mi piace, non è perché il costume forse non mi entrerà, non è perché quello mi ha guardato, è perché sentire le ossa mi fa star bene, è perché liberarmi dal cibo mi toglie lo stress, mi fa stare meglio. E perché mangiare qualcosa per forza, assolutamente, prima di un esame mi dà una sicurezza. Il cibo è un discorso diverso, non è nutrizionale. Quindi sto parlando di alcune persone. Allora, chi vuole la fa la sua giornata anoressica? Vi dico come. O meglio, chi vuole liberarsi proprio di certe cose o ne parla con tranquillità e vuole fare un video, taggatelo qui sotto, fate un video e parlate della vostra giornata anoressica, oppure bulimica, quello che è. Oppure, se non volete dire chi siete, perché a me non interessa che venga fuori il nome, il cognome, eccetera, cioè chi vuole si firma, chi non vuole non si firma, l'importante è quello che noi dobbiamo trasferire a tanta gente, perché sono tanti che non sanno certe cose, quanto serie siano, ok? Allora raccontiamogliele noi, no? A questo punto, perché poi correlati, cioè io ho avuto un problema, voi sapete, però con quel tipo di discorso è più facile che le persone capiscano che certi argomenti li devono toccare in un certo modo, se ti ho intorno, dove ti devo invitare, cosa meglio che eviti e via dicendo. Con il discorso del cibo, tra virgolette, le persone non lo capiscono perché il cibo è una cosa talmente normale che è difficile entrare nella testa di uno che ha il DCA. E certe volte poi dopo non ci riescono neanche ad aiutare. Allora, chi non vuole dire il suo nome lo può fare nel blog. Il blog ho attivato anche la modalità, sì lo so, mio rischio e pericolo, ho attivato anche la modalità di poter scrivere senza firmarsi.
Mettete un iniziale, mettete ciao, sono la fanciulla del Colorado, quello che volete voi. Raccontiamocelo. Però chiedo una cosa. Noi che raccontiamo abbiamo rispetto in una persona che può passare a leggere. Sì, possiamo essere crude nel nostro esprimere il pensiero che abbiamo in quel dato momento, cioè avrei una voglia di abbuffarmi di... Però abbiamo rispetto di persone che magari possono... Magari non succederà nulla sotto questo posto, magari succederà un casino. Però quello che mi va di premettere è che chiedo rispetto a tutte e due le parti. Soprattutto a quelli che entrano e leggono e possono commentare in maniera anonima, tranquilli. Cioè non vi mettete ad offendere, a rompere le palle, perché io mi renderò conto di chi è entrato qui solo a trollare o a fare l'idiota e chi magari c'ha voglia davvero di dire qualcosa. Allora, questo post lo faccio io, però lo facciamo noi. Io chiedo a voi di farlo, anche perché io parlo con tante di voi privatamente, mi va di far capire anche tra noi come certe volte bisogna avere rispetto nella pagina di un'altra persona. Chissà chi ha il tuo problema, chissà che una foto in un certo modo dove tu sei contenta di quello che stai vedendo, a lei fa male. Non la taggare, non gliela postare, evita. Ci stiamo capendo, sì? Ok. Io lo so che chi deve capire sta capendo esattamente quello che dico. No, non mi riferisco a una persona, intendo il discorso, come funziona sulle pagine delle amiche, tra virgolette, eccetera. Allora, se gli va di farla di questa cosa, io vi do la mia pagina e... Scriveteci su, questo post è il nostro post, ce ne siano 400, ce ne sia uno, vi va di dire le parolacce, ditele, certo, non le diciamo tanto per fare i fighi che stiamo scrivendo, cioè diciamo veramente quello che noi pensiamo, il calendario di una giornata con un DCA, raccontiamoglielo a chi non lo sa, ok?